ad un Parlamento, perché così è nell'esperienza nostra, a Camera e Senato, che lavorano dal 15 di gennaio al 15 dicembre, tutte le settimane, di ogni mese, cioè in un continuo. Ma ci sono molti parlamenti che organizzano i loro lavori in modo diverso. Per esempio il Parlamento europeo, che non è l'ultimo arrivato, ha la sessione plenaria, cioè la sessione in assemblea, una settimana al mese, per 5 giorni di seguito. E le altre settimane sono dedicate alle commissioni che impegnano i parlamentari per un giorno e mezzo al massimo. Quindi se tu organizzi il Senato in questo modo per sessioni, tu sai, ogni sindaco, ogni rappresentante regionale che sarà eletto, sa che una settimana la deve dedicare all'attività di senatore e il resto del tempo lo dedicherà a fare l'amministratore. Ho segnato, tanto per non andare lontano da Milano, che Tabacci è stato il vostro vice sindaco, assessore a bilancio, continuava a essere parlamentare. A Milano non è venuto nessuno in mente che non poteva fare due cose, decorato lo stesso, il richiamo a Quercioli mi consente di dire un'altra cosa. Una delle ragioni per cui più ha senso istituire il Senato delle Autonomie è che nel passato tu avevi nella Camera dei Deputati e nel Senato moltissimi amministratori locali. Poi è stata stabilita l'incompatibilità, ma per un lungo tempo no, tu avevi sindaci importanti, amministratori, e questo consentiva, ogni qualvolta si definiva una legge in Parlamento, di avere, avendo lì gli amministratori, la sensibilità e le, no? C'era un Parlamento che incorporava l'esperienza degli amministratori locali e ne teneva conto nella legislazione. L'incompatibilità, che va benissimo, si può benissimo dire che è giusta l'incompatibilità tra fare sindaco, però ha impoverito il Parlamento. Io ho fatto il sindaco. E la quantità di leggi che ho dovuto applicare, che mi sono coso io conto, sono state scritte da persone che nella più assoluta buona fede un comune non lo conoscevano e non l'avevano mai visto. Ne ho viste tante, Quindi è un tema questo. Voglio aggiungere una considerazione sulla questione. Franco ha detto bene una cosa, no? Ha detto un'altra bufala che raccontano è si vota no, poi il giorno dopo però poi facciamo una differenza. Questa bufala è confermata anche da questo particolare. Quando è stato presentato, quando sono stati presentati i comitati per il no, lo slogan iniziale era no, virgola, non così. Non era uno slogan sciocco, perché no, non così voleva dire no, però in un altro modo sì, no? Quindi alludeva esattamente a quello che dice, ha detto Franco, cioè noi diciamo votaremo, però la riforma la vogliamo fare. Vi segnalo che virgola, non così, è durato 24 ore, è sparito, ma è sparito per una ragione semplice, perché nel referendum è no o sì. Non c'è il ni. No? E il referendum è un'istituzione di democrazia diretta. E devi richiedere all'elettore un pronunciamento chiaro. Il referendum non comporta una pluralità di ipotesi, ma due. In alternativa. Sì o no? Una posizione che dica sì ma non c'è. No ma non c'è. E quindi dire votate no ma poi facciamo la riforma lo stesso è un no ma non esiste questa cosa qui, oltre al fatto che l'esperienza cosa dice? Questo è il quinto tentativo, no? Di portare in porto la riforma costituzionale. Commissione Bozzi, commissione De Mita-Iotti, bicamerale e la riforma fatta da Berlusconi che poi accetta il referendum. Ogni volta che uno di questi tentativi è fallito, non
è che si è ripreso dal giorno dopo, sono passati 6 o 7 anni prima di riprendere, giustamente, perché anche questa è una conseguenza di un referendum. Tu chiami il popolo a pronunciarsi, il pronunciamento del popolo è un vincolo, eh? Non è che il giorno dopo dici ci siamo sbagliati, no, chiedi alla gente di dire, se ti ha detto no, no, dai d'accordo. Poi 6-7 anni dopo poi sembra di riprendere, e difatti, ma così è.